Ciao amici, sono tornata con un nuovo haul. In questi giorni mi sono andata a Piazza Gioia e sono andata da DM. Vorrei capire tutto quello che ho preso. Da quando mi sono trasferita, passo la mia vita da DM perché ce l'ho letteralmente sotto casa. Cioè io scendo in casa, ho due passi, 2 metri, e ho DM davanti, enorme. E quindi sono molto spesso lì e vi giuro è un negozio che amo perché c'è veramente di tutto, di tutto, di tutto. Proprio dalle cose per i capelli al cibo, alle cose per la pulizia della casa, alle cose per i gatti, c'è veramente qualsiasi cosa. Quindi ho fatto un po', vi farò un po' un haul casuale, però ora vi faccio vedere tutto. Le prime cose sono le cosine per Tiaghino, sono tipo gli snack, ricordo questi che sono tipo mais e carota, credo. Sì, carota e mais. Poi questi che sono non lo so perché è scritto in tedesco, va bene così. Ho preso un sacco di fruttine perché a lui piacciono tantissimo. Non vi sto a dire i gusti di tutte, però vi faccio vedere solo che sono tantissime. Ciucci per Tiaghino. Pannolini e le ultime fruttine per Tiago. Mangia tanta frutta. Adesso posso passare alle cose per me. Allora, come prima cosa ho preso questa che avevo già, però non in questo formato, cioè ce l'ho tipo che si butta giù così, non che si spruzza. E mi l'ho trovata bene. È una crema corpo all'olio di argan, l'avevo finita, mi serviva, quindi l'ho presa. Però cioè non è la mia preferita, ovviamente, solo che mi serviva. Poi ho preso dei patch occhi, questi qui all'acido ialuronico, questo all'aloe vera e questo alla vitamina C. In realtà hanno un sacco di altre cose dentro, però voglio provarli e vedere quale mi piace di più. Tra l'altro, fatemi sapere se volete la recensione di prodottini che avevo fatto vedere che avevo comprato l'altro giorno da Action, perché alcuni li ho già provati. Vi lascio dei pezzi forti delle chicche alla fine, ora vi faccio vedere il resto. Ho preso questo esfoliante scrub per il corpo che non ho mai provato, al lampone. Io di solito scrub corpo eccetera prendo solo olio d'argan, cocco, questi gusti qui, però non so, oggi mi sentivo ispirata a provare questo gusto così. Poi ho una forbicina, che non avevo una forbicina. Devo ancora finire di fare il trasloco, quindi un sacco di cose ancora non ce le ho e quindi dato che sono tutte dentro alle scatole le ricompro. Dei sacchetti per la spazzatura. Io vi giuro che ho un problema con i sacchetti della spazzatura perché non so mai quali sono i litri giusti. Cioè qua c'è scritto 20 litri, ma effettivamente io non so se questi sono i sacchetti dell'umido o i sacchetti della spazzatura normale. Non capisco. Purtroppo non capisco. So solo che i sacchetti neri sono quelli enormi. Ho preso un fondotinta di Maybelline e un correttore, tutti questi due. Non so se sono della mia colorazione, non so niente, so solo che il mio fondotinta era finito, non avevo tempo materiale in questi giorni di andare da Sephora o da Douglas a comprare i miei preferiti e quindi ho detto devo comprarli per forza perché sennò domani non posso truccare, perché come sapete l'ho finito il mio. Perfetto. Ho preso il Carmex perché ho sempre le labbra strepolate e l'avevo comprato tipo una settimana fa, poi è sparito nel nulla e quindi l'ho ricomprato. Queste mascherine che sono peel off, tutti i puntini neri, bisogna toglierli. E queste salviettine, boh, sempre da tenere in bagno, inutili. Struccante, perché a volte mi strucco in camera e a volte mi strucco in bagno. E quindi ne tengo una in camera e una in bagno. Ho preso delle cose per la cura dei piedi. Anche una maschera per i piedi. Che altro giorno avevo preso la maschera per le mani, oggi maschera per i piedi. Volevo prendermi cura dei piedini. Poi ho preso queste che sono c'è che è il profumatore per la lavatrice. Benissimo. E poi questo qui che è un gloss che è molto simile a quello di Fenty. Io quello di Fenty non so dove l'abbia messo, quindi ho ricomprato questo, poi comprerò anche quello di Fenty. E adesso vi faccio vedere delle cosine di cui volevo parlare. Anzi, questa è l'ultima cosa che
Non c'entra con quel con il resto che volevo dirvi. Ed è una crema per le mani. Perché dovete sapere che io ho sempre in mano i detersivi e quindi mi si screpolano le mani perché non uso i guanti, usateli, però io non riesco a pulire con i guanti, quindi. Io ho comprato questi prodottini di Balea. E voi direte, perché li hai comprati? E ora vi farò vedere. Ho visto un video di questa ragazza, ok? Dove spiegava tutti i prodotti migliori di DM di Balea, e spiegava perché avremmo dovuto comprarli. Io li ho comprati tutti. In ogni caso, questo dovrebbe servire tipo per la depilazione, non mi fa venire le irritazioni, dovrebbe avere anche un buon profumo. Questo invece è per il post depilazione, dovrebbe essere delicato e profumato. Testeremo. Profumo per capelli, il mio ne stava finendo, quindi volevo testare anche questo e vedere com'è. Speriamo sia buono, vorrei sentire. Buono, ha un buon sapore, un buon odore. E infine questo che dovrebbe far durare tanto la piega, anche se dice che è uno spray da mettere per la notte, però io lo proverò lo stesso, vedremo se durerà. Il mio haul finisce qui, non so se ho ancora lo scontrino. Comunque mi ricordo quanto ho speso perché sono andata a comprare le cose 3 minuti fa, 139 euro. Secondo me ci sta, le cose che ho preso va bene. Niente, vi mando un bacino, ci vediamo al prossimo haul. Io vado ad editarvi il vostro video di Zanzibar, perché spero di riuscire ad editare prima o poi, dato che sono 3 ore e 20 di video. E ci metterò una vita a editarlo. Uscirà quando sarò al 45esimo viaggio del 2024. Ciao amici.